Ciao amici, sono Fata Zucchina insieme al piccolo Merlino che oggi ci vuole portare dalla sua amica Luna per raccontarci la sua storia. Andiamo! E la preziosa segnalazione del nostro piccolo Merlino ci ha portati direttamente qui da Luna insieme alla sua adorata Marta. Ciao Luna, hai voglia di raccontarci la tua storia? Sono Luna, una bellissima meticcia di un anno e mezzo. Fino a un anno fa ero a Trapani, dove ho perso molto di più di una zampa. Là ero un cane abbandonato in strada e su quell'asfalto è rimasta la mia fiducia negli altri. Finché, arrivata in Liguria grazie a tanti amici di associazioni cinofile, ho incontrato la mia Marta. Prima di lei era tutto paura. Invece oggi ho di nuovo voglia di correre incontro alla felicità. E il sogno che Luna ci ha raccontato è un cantiere aperto a cui sta prendendo parte con grande professionalità Davide con il suo lavoro di educatore. Praticamente le sta restituendo una vita normale passando da 4 zampe a 3 zampe, come fosse una persona, vero Davide? È proprio così, come per i cani anche per gli umani quando ci sono problemi, traumi, incidenti, magari si perde un arto come in questo caso, abbiamo l'aspetto fisico. Quello però si recupera attraverso la medicina, attraverso le cure, si guarisce in quel senso. Quello che è più complicato è l'aspetto psicologico. Perdiamo un arto, il cane perde un arto e perde il senso della sua vita, non ha più uno scopo, non sa più chi è e che cosa può fare. Attraverso gli esercizi, attraverso una palestra, attraverso percorsi sensoriali e un addestramento noi ridiamo a Luna la fiducia in se stessa e uno scopo nella vita. Quindi anche Luna ha la sua ricetta di fiducia, ma quale obiettivo le è stato restituito? Ci ha pensato sicuramente anche Andrea, che è un istruttore cinofilo di soccorso. Quale tecnica avete usato con lei? Luna, con i problemi psicologici che ha avuto e che ha ancora, abbiamo cercato di dargli uno scopo nel suo prossimo futuro, ovvero quello di farla diventare un cane da man training. Questa è una specialità molto difficile che impegna il cane quotidianamente in questa ricerca e gli dà uno stimolo per continuare il suo futuro e quindi avere questo obiettivo molto importante. Cerca! Sicuramente questo dà anche fiducia al conduttore perché un'unità cinofila da soccorso è composta da una persona e da un cane, quindi sicuramente sia Luna che Marta hanno trovato quell'equilibrio insieme che gli permette di affrontare questa situazione e di combattere tra virgolette ogni giorno e di autostimarsi reciprocamente. Luna e Marta vivono a 6 zampe pur avendone 5, come hanno fatto? Ecco i loro consigli. Ho vinto la paura di fronte alla porta di casa di Marta. Lei si è chinata e ha aspettato mezz'ora in silenzio con me affinché io trovassi il coraggio di entrare e cambiare vita. Luna per me non è mai stata un povero cane, perché è lei la prima a sentirsi normale. E allora seguite anche voi i consigli di Luna e di Marta. Per oggi è tutto dalla vostra Fata Zucchina con il piccolo Merlino. Who let the dogs out?